Buon pomeriggio e bentrovati alla prima edizione del TG6 che apriamo con la cronaca e il lutto nel mondo della politica perché è morto all'età di 55 anni l'ex presidente della provincia di Teramo Ernino D'Agostino ed è notizia di pochi minuti fa che la Camera Ardente sarà allestita questo pomeriggio nella sala consiliare della provincia di Teramo che D'Agostino ha guidato. Allora andiamo a vedere insieme il ricordo nel servizio. È morto questa mattina all'ospedale di Teramo dopo una lunga malattia l'ex presidente della provincia di Teramo Ernino D'Agostino, 55 anni appena compiuti, sposato con Emanuele, è stato a capo della provincia di Teramo nella legislatura dal 2004 al 2009, storico dirigente del Partito Comunista Italiano, successivamente approdato al Partito Democratico, di cui è stato anche segretario provinciale. D'Agostino oggi era rappresentante del SUNIA e di Federconsumatori. Le sue ultime battaglie sono state sul Ruzzo, la società acquedottistica teramana, sui rimborsi del gas ed infine al fianco degli azionisti danneggiati dopo l'azzeramento dei titoli di Banca Tercas. Unanime il cordoglio del mondo della politica, l'attuale segretario del Partito Democratico di Teramo, Gabriele Minosse, a nome di tutto il partito in una nota ha ricordato le qualità morali di D'Agostino, sottolineando come fosse un uomo solidale, forte e capace, punto di riferimento sia nel partito che nell'amministrazione. Cordoglio per la scomparsa di D'Agostino è stato espresso anche dal presidente della giunta regionale Luciano D'Alfonso, che ha sottolineato in una nota il vuoto incolmabile che lascia in tutta la comunità regionale. Da presidente della provincia di Teramo, continua la nota di D'Alfonso, ha sempre interpretato la sua funzione con una visione di prospettiva che guardava oltre i confini della provincia e della regione, costruendo collegamenti ed alleanze con le altre province adriatiche. E si unisce al cordoglio ed è arrivata pochi minuti fa un'agenzia a questo proposito anche il presidente del Consiglio regionale di Pangrazio che ha detto la coerenza e la sobrietà hanno sempre contraddistinto l'azione politica e amministrativa di D'Agostino nei diversi livelli istituzionali. La morte di Ernino rappresenta una grave perdita per la comunità di Teramo e ovviamente si è unito alle condoglianze alla famiglia. Andiamo avanti con la pagina di cronaca e cambiamo argomento. Un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di Camillo Colella, legale rappresentante della società Acqua Santa Croce di Canistro, nota a livello nazionale. I finanzieri del nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza dell'Aquila hanno messo a segno anche un sequestro per circa 13 milioni di euro. Il servizio è di Daniela Braccani. Arrestato il legale rappresentante della società Santa Croce, sequestrati 13 milioni di euro. I finanzieri del nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza dell'Aquila hanno eseguito stamane un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari emessa dal GIP del Tribunale di Avezzano su richiesta della locale Procura della Repubblica nei confronti di Camillo Colella, legale rappresentante della società Acqua Santa Croce di Canistro, nota a livello nazionale. Sono inoltre stati sequestrati beni immobili e risorse finanziarie nella disponibilità dell'indagato per circa 13 milioni di euro. L'indagine è stata avviata a seguito di una verifica fiscale eseguita dai finanziari del capoluogo abruzzese nel 2011 nei confronti della società che ha portato, dopo complesse ed articolate investigazioni economico-finanziarie, alla scoperta di rilevanti importi per circa 9 milioni di euro sottratti al pagamento delle imposte. Le attività di indagine sono state estese all'accertamento di tutte le posizioni debitorie della società. Tale attività, svolta dal nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza dell'Aquila, congiuntamente al personale dell'Agenzia delle Entrate, ha portato alla luce un'ulteriore materia imponibile che ha di fatto fatto lievitare le imposte dovute ma non versate a circa 13 milioni di euro, importo questo sottratto al versamento delle imposte attraverso insidiose ed artificiose manovre di dissimulazione, prontamente intercettate e compiutamente ricostruite dai finanzieri, unitamente ai funzionari dell'Agenzia Fiscale. Le manovre dissimulatorie, attentamente pianificate e puntualmente realizzate dall'indagato, con il fine preciso di rendere inefficaci le procedure di riscossione coattiva promosse da Equitalia.
E andiamo avanti con la pagina di cronaca. Non ce l'ha fatta Antonietta Durastante, la donna di 62 anni investita da un pirata della strada nella notte di lunedì scorso a Marana di Montereale, in provincia dell'Aquila. La donna, che era stata ricoverata in gravissime condizioni, è deceduta nella notte all'ospedale San Salvatore dell'Aquila. Durastante era stata investita da un'auto o forse da un furgone a pochi passi dalla sua abitazione. Approfittando dell'oscurità, il pirata della strada si è dileguato e di lui al momento non ci sono tracce, anche se i carabinieri continuano ad indagare. Ed ora veniamo alle celebrazioni del 4 novembre, la festa delle Forze Armate e dell'Unità d'Italia. Noi siamo andati a Pescara. Francesca Romana Testi. A 100 anni dall'ingresso dell'Italia nel primo conflitto mondiale, le forze armate ricordano il 4 novembre del 1918, data in cui la Grande Guerra si concludeva vittoriosamente sul fronte italiano. L'accordo fu firmato a Padova il giorno prima, il 3 novembre, dall'impero austro-ungarico e l'Italia, che era alleata con la triplice intesa Regno Unito, Francia e Russia. A Pescara le celebrazioni si sono svolte in piazza Garibaldi, alla presenza di tutte le istituzioni e delle forze dell'ordine. Il messaggio è quello di pace e della necessità di rendere la nostra nazione sempre unita rispetto al clima necessario anche di questi tempi, affinché anche le nuove generazioni, oltre alle istituzioni, abbiano a cuore il sentimento di unità, di pace e di solidarietà verso i popoli. Noi abbiamo un impegno quotidiano, che è quello di gestire le istituzioni affinché il clima sia un clima sociale adeguato anche alle difficoltà del momento. Il tricolore fuori dalle finestre, le scolaresche riunite, le associazioni, i volontari, tutti partecipano nel ricordo del sacrificio compiuto dall'Italia 97 anni fa. Beh, il ricordo di Vittorio Veneto, quindi la vittoria nella Prima Guerra Mondiale, una data simbolica nella storia del nostro paese. È successo comincia questa celebrazione nel 1919, cioè un anno dopo la fine della Grande Guerra, attraversato un secolo, quello scorso, il cosiddetto secolo breve, e continua oggi, perché in qualche modo la memoria resta sempre, l'architrave di una nazione. Ed ora una notizia che riguarda il fiume Pescara. È stato siglato questa mattina a Roma, a Palazzo Chigi, l'accordo di programma che riguarda le opere di messa in sicurezza del fiume Terno Pescara, volte alla mitigazione del rischio idrogeologico derivante dalle esondazioni. Il patto siglato tra la Presidenza del Consiglio, il Ministero dell'Ambiente e la Regione Abruzzo prevede l'erogazione di 54 milioni e 800 mila euro da parte del Governo, da destinare appunto alle opere di messa in sicurezza idraulica del fiume Pescara nel tratto fluviale che interessa i comuni di Chieti, di Manoppello, Cepagatti e Rosciano. Il bando di gara, assicurato il Presidente della Giunta regionale Luciano D'Alfonso, sarà pubblicato entro i prossimi 180 giorni. Restiamo sempre alla Regione, un bando per le piccole e medie imprese che hanno investito nell'innovazione. 8 milioni di euro provenienti dai fondi europei serviranno a rimborsare il 50% delle spese effettuate dagli imprenditori per innovare le proprie imprese. Vediamo. Nuovi incentivi per la micro, piccola e media impresa abruzzese. Ad annunciarlo Giovanni Lolli, vicepresidente della Regione con delega allo sviluppo economico. Si tratta di un bando rivolto all'innovazione tecnologica di processo e organizzativa. Le imprese verranno agevolate da un contributo in conto capitale sulla spesa effettuata fino al 50%, per un minimo di 50.000 euro di investimento e un massimo di 200.000. Le spese effettuate sono calcolate dal 1 gennaio 2015. La somma messa a disposizione dalla Regione è di 8 milioni di euro. Di tutte le attività che queste imprese hanno fatto a partire da gennaio di quest'anno, quindi quelle anche già fatte fino alla fine dell'anno, che possono essere presentate come innovazione. È un rimborso, noi rimborsiamo fino al 50% in conto capitale, quindi soldi veri, cash, un bando naturalmente, debbono rispondere, ci sono alcune premialità, riguardano i giovani, le donne, ma insomma è un bando di 8 milioni, quindi in de minimis stiamo parlando di tanti soldi che possono realizzare obiettivi di tante imprese.
Le tipologie di spesa comprendono macchinari, attrezzature, software e hardware, servizi di consulenza gestionale, tecnologica, acquisto di diritti di brevetto, licenze, know-how e perizie tecniche. È giusto fare così, perché noi chi stiamo premiando? Stiamo premiando degli eroi, cioè quelli che in questi anni di crisi, in questi anni di accesso al credito che è diventato per le piccole imprese drammatiche, molta gente è sopravvissuta, è riuscita nonostante tutto, spesso ricorrendo, anzi quasi sempre ricorrendo a proprie risorse personali, a mandare avanti la sua azienda. Ecco, noi distribuiamo 8 milioni di euro in Abruzzo a questo sistema di imprese, credo sia una cosa molto positiva e molto utile. Restiamo ai temi del lavoro. La ripresa in Abruzzo è debole, va sostenuta dalle politiche della giunta regionale. Questa è la considerazione della CGIL dopo aver scattato una fotografia dati alla mano sull'attuale situazione occupazionale nella nostra regione. La ripresina non basterà senza interventi a favore di nuovo lavoro. La CGIL Abruzzo commenta così il dato di 1 miliardo di salari bruciato dall'inizio della crisi economica. Nel solo 2015 l'Abruzzo ha perso circa 70 milioni di salari, perdita dovuta alle quasi 16 milioni di ore complessive di cassa integrazione autorizzate dall'INPS nel periodo gennaio-settembre. Un numero però inferiore a quello dello stesso periodo del 2014. Sempre stando al rapporto della CGIL, i lavoratori con posizione a 0 ore sono stati 10.090, mentre quelli coinvolti oltre 20.000. Se invece si guarda a chi lavora nei primi 6 mesi di quest'anno, risultano in Abruzzo 468.000 occupati, ovvero 9.000 in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Un dato che però va visto con attenzione, secondo il componente della segreteria regionale della CGIL Sandro Giovarruscio, perché l'uscita dal tunnel della crisi è ancora molto lontana, considerando che il livello occupazionale in Abruzzo era di 518.000 unità. La nostra regione, infine, nei 7 anni della crisi ha avuto una riduzione del PIL, cioè della ricchezza lorda prodotta, del 6,9%. Dall'insieme dei dati, conclude la CGIL, emerge con evidenza che l'Abruzzo sta uscendo dalla crisi con troppa lentezza e che al suo interno le varie province reagiscono in maniera diversa. E quindi dal sindacato arriva un monito alla giunta regionale affinché metta al centro dell'iniziativa politica il lavoro attraverso un deciso rilancio degli investimenti, a partire da quelli previsti nel Masterplan e dalla programmazione europea 2014-2020, con strumenti in grado di sostenere la domanda interna e i consumi degli abruzzesi. Ci occupiamo ancora di lavoro e di occupazione. Ricercatori dell'azienda Intex in sit-in questa mattina all'Aquila per chiedere chiarezza sul loro futuro. A causa delle nuove norme, i contratti di solidarietà sono agli sgoccioli e sul futuro dei lavoratori incombe lo spettro della cassa integrazione per oltre 100 maestranze. Il servizio di Daniela Braccani. Contratti di solidarietà a rischio per i lavoratori della Intex, l'Aquila ex Technolabs, in sciopero da stamane per riportare alta l'attenzione sulla vertenza del laboratorio di ricerca e sviluppo del polo elettronico, finita in un cassetto nel silenzio assordante delle istituzioni. I contratti di solidarietà coinvolgono la stragrande maggioranza dei ricercatori, ma per effetto della recente riforma sugli ammortizzatori sociali, anche questo strumento è a rischio a partire dal 1° gennaio del prossimo anno. In assenza di commesse, nel silenzio generale di comune e regione in particolare e mancanza di un piano industriale, la sorte di oltre 100 lavoratori è sempre più preoccupante. Dure le accuse delle rappresentanti sindacali unitarie, della Intex e della FIOM CGIL. In questi anni l'azienda ha prodotto solo sparuti interventi per portare nuova linfa al nostro territorio, denunciano le parti sociali. Ma le commesse, che in altri siti aziendali non mancano, all'Aquila sono pressoché inesistenti. Fine anno finiranno gli ammortizzatori sociali così come li conosciamo e questi lavoratori saranno in cassa integrazione a 700 euro al mese. E dopo la cassa integrazione? E questo non lo sappiamo, abbiamo chiesto a noi un incontro anche alla regione. Ma il problema è che mancano le commesse oppure il lavoro c'è? Le commesse mancano all'Aquila perché l'azienda ci spiega che negli altri siti non ci sono grossi problemi di lavoro, quindi è su questo territorio che l'azienda non dà risposte in termini di commesse. È necessario che intervengano le istituzioni, denunciano ancora i sindacati, comune e regione già sollecitati insieme al prefetto dell'Aquila.
Non ci interessa più tanto l'ammortizzatore, per carità, è fondamentale quando perderemo il lavoro avere un sostegno economico, ma a noi ci interessa il lavoro. Non è possibile che una realtà come questa, che viene da Italtelle, Siemens, realtà importanti, era il più grande laboratorio di ricerca e sviluppo del Mezzogiorno, venga ormai ridotto a lavorare un media di 30 persone al giorno, non di più. Restiamo ancora all'Aquila, sembra ormai tramontata l'ipotesi di rinnovo per i 56 precari del comune dell'Aquila. Il comune assumerà 22 persone a tempo determinato per 6 mesi attingendo dalle graduatorie degli idonei del cosiddetto concorsone, la UIL. Intanto annuncia le barricate. Giorgio Alessandri. Sulla vicenda dei precari del Comune dell'Aquila siamo ai titoli di coda, o quasi. Con i 56 lavoratori a casa da fine settembre, infatti, lo scenario che tutti preconizzavano, ovvero lo stallo degli uffici e dei tecnici, si è materializzato e per correre a ripari, la Giunta Cialente ha autorizzato l'assunzione di 22 persone a tempo determinato per 6 mesi, pescando dalle graduatorie RIPAM, ovvero tra gli idonei del cosiddetto concorsone, o in quelli già esistenti in seno all'ente. 400.000 euro per destinare 7 unità lavorative al settore ricostruzione pubblica, 6 alla centrale unica di committenza, 3 al settore risorse finanziarie, 2 all'avvocatura, 2 alle politiche sociali e 1 ai settori pianificazione ed attività produttive. Dopo settimane di battaglie, proteste eclatanti ed occupazioni degli uffici comunali, insomma, viene da pensare che avessero ragione il vice sindaco Trifoggi, che a chiare lettere aveva spiegato come non si potesse procedere a rinnovi dei contratti, con buona pace del sindaco, della senatrice Pezzopane e dei sindacati, e gli stessi idonei del concorsone, che chiedevano lo scorrimento delle graduatorie prima che l'ente procedesse ai rinnovi. Agli stessi precari era stata promessa una soluzione nella prossima legge di stabilità, ma per il momento da Palazzo Fibbioni l'emergenza personale è stata tamponata con una soluzione temporanea che ha rinviato il problema di altri 6 mesi. A nulla sono serviti i pareri ai ministeri, alla Corte dei Conti e alla Ragioneria dello Stato. Cala il sipario su una questione che la politica non ha saputo gestire adeguatamente e 56 famiglie, comunque la si pensi, continuano a non avere alcun reddito. Intanto il sindacato scende in campo dopo il comunicato della Giunta e Simone Tempesta della UIL annuncia le barricate in attesa di sapere quali saranno le prossime intenzioni dell'esecutivo comunale. L'amministrazione comunale sembra abbia preso altre strade estromettendo i lavoratori precari dalla possibilità di rinnovo dei contratti. Purtroppo noi stiamo ancora aspettando la convocazione da parte della Giunta, ma sembra che abbia preso un'altra strada, cioè quella di sostituire sullo stesso posto di lavoro i precari che hanno già lavorato per oltre 6 anni con altri lavoratori. È come dire se un imprenditore privato fa lavorare un lavoratore per 36 mesi, arriva ai 36 mesi, dopodiché lo sostituisce con un altro lavoratore e lo fa lavorare per altri 36 mesi. Se questo è il concetto che deve passare sulla città dell'Aquila, bene, noi faremo le barricate, perché è inammissibile che in Italia si sia arrivati a questo punto. Ed ora una notizia che riguarda Ombrina Mare. La provincia di Chieti ha presentato ricorso al TAR del Lazio reiterando l'impegno a contrastare con tutti gli strumenti a disposizione il progetto di sviluppo del giacimento Ombrina Mare 2, iter giunto ormai alla sua fase conclusiva. Hanno aderito alla proposta di ricorrere per l'annullamento dei provvedimenti i comuni di Archi, Ari, Arielli, Atessa, Francavilla al Mare, Giuliano Teatino, Mozzagrogna, Ortona, Paglieta, Pollutri, San Giovanni Teatino, San Salvo, Santa Maria in Baro e Tollo. Cambiamo argomento, adesso ci occupiamo di disabilità. I giornalisti teramani questa mattina sono stati invitati dal presidente dell'Associazione Carrozzine Determinate, Claudio Ferrante, a vivere l'esperienza della disabilità per un paio d'ore sulle carrozzine. I colleghi si sono mossi attraverso diversi luoghi che propongono delle barriere architettoniche. Il racconto della mattinata nel servizio di Elisa Leuzzo. Claudio Ferrante, rimango seduta su questa carrozzina. Oggi avete voluto coinvolgere la categoria dei giornalisti per una maggiore comunicazione, per un maggiore grido d'allarme. Ci avete fatto vivere la vostra disabilità, le vostre barriere, le barriere architettoniche della città di Teramo, che oggi si sono rivelate importanti, veramente importanti. Assolutamente sì, oggi abbiamo voluto dimostrare come
La politica ci ha reso disabili, questa è la realtà, ha reso disabili anche voi giornalisti, perché è una politica lontano anni luce dal problema reale della gente ed è una città, come dicevo prima, completamente fuori legge. Abbiamo verificato che non è possibile entrare in comune e quindi non si può andare a incontrare il sindaco, ma né a sbrigare una semplice pratica burocratica, non è possibile entrare nell'assessorato alle politiche sociali che deve incontrare la disabilità e quindi le cose più elementari non vengono assolutamente svolte. Non si può entrare in un negozio, per esempio, quindi siamo all'anno zero. Ho visto personalmente che basterebbero dei piccolissimi accorgimenti, per esempio per entrare al comune dove c'è l'ingresso, a parte che non è segnalato, no? L'ingresso secondario per i diversamente abili, ci vorrebbero delle semplici gettate di cemento con degli scivoli, giusto? Assolutamente sì, e questa è la dimostrazione che c'è il totale disinteresse di questa problematica, ma soprattutto non ci stanno chiedendo un favore, lo devono fare per legge e quindi da oggi si cambia pagina. Cosa farete adesso? Ora, mercoledì prossimo, intanto faremo sedere il Consiglio Comunale in carrozzina e chiederemo alcuni provvedimenti importanti e urgenti da portare in Consiglio Comunale che vanno tutti nella direzione accessibilità universale. Dopo questa mattinata vissuta così, personalmente penso che siano da commento le immagini che vi mostriamo in questo servizio. Andiamo avanti con il nostro telegiornale, restiamo a Teramo, si è riunita questa mattina la Commissione di Garanzia e Controllo per la discussione e l'esame di alcune problematiche che stanno interessando la città, tra queste la situazione relativa alla gestione dei buoni mensa nelle scuole. Ad intervenire sui buoni mensa nelle scuole comunali in maniera anche dura, forse anche dovuta a questo punto. Cristina Maroni, che cosa si chiede adesso dopo questa ennesima riunione, dopo questa commissione? Io non contesto le azioni di recupero credito da parte del Comune, ma contesto assolutamente, categoricamente e in ogni modo l'affissione di quel cartello in cui sono stati inseriti dei minori che a far data dal 29 ottobre non avrebbero più usufruito del servizio mensa per le colpe dei genitori. Assolutamente un fatto gravissimo che resterà nella storia della nostra città. A Teramo mai nessun bambino non ha mangiato nelle mense pubbliche, non è mai successo e non succederà mai. Questo però era l'annuncio per cui poi si è alzato il polverone. Ma di fatto hanno mangiato o no questi bambini? Cioè il polverone perché si è alzato? Perché qualche iena, qualche sciacallo sul web si è divertito a dire che i bambini non mangiavano? Non è vero, i bambini hanno mangiato tutti. Questa cosa potrebbe anche essere vista così come lo è stata, essere un passo indietro da parte della maggioranza. No, io non parlo di passi indietro, io parlo di rispetto delle regole, perché se ti fanno la multa, tu la multa la paghi, se tu prendi l'autobus alla metropolitana a Roma a Milano, la paghi. Questi sono servizi a domanda individuale che anche con un minimo di partecipazione economica, ma vanno pagati dalle famiglie. L'assessore Romanelli ha risposto che non è un modo di fare opposizione, certo non è un modo di fare opposizione, perché finora c'è stata sempre un'opposizione amica e l'opposizione amica ci può essere quando la giunta e la maggioranza si comporta adeguatamente e secondo i termini di legge, altrimenti l'opposizione deve essere necessariamente durissima, come sarà la mia sempre. E restiamo all'interno del Comune di Teramo perché sono stati illustrati questa mattina dalla consigliera di opposizione Paola Cardelli i risultati conseguiti per quanto riguarda la petizione sui rifiuti, risultati arrivati in soli 30 giorni. Vediamo. Ad un mese dal via della raccolta firme per quanto riguarda appunto la petizione sui rifiuti, quali sono i risultati conseguiti? I risultati dal punto di vista della petizione sono ottimi perché abbiamo raggiunto quasi 900 firme, quindi siamo più che contenti e ringraziamo tutti i cittadini che ci hanno aiutato per portare avanti questa iniziativa veramente importante. Il problema che rimane, che è quello dei rifiuti, che effettivamente è sentito da tantissimi, indigna tantissimi, qui in questo modo non si può continuare. Quindi noi appunto chiediamo, quello forti di questo sostegno dei cittadini, chiederemo in consiglio di modificare quella delibera, tanto
contestata. Introdurre da subito la tariffa puntuale, ossia che se l'utente paghi per quanto riguarda la produzione effettiva dei rifiuti indifferenziati conferiti. Poi chiediamo che il nuovo socio della Teama non sia un gestore della discarica in Abruzzo, perché ha interessi totalmente divergenti rispetto a una buona raccolta differenziata. Che gli obiettivi di raccolta differenziata siano aumentati, perché quelli messi sono effettivamente risibili. Che il mancato raggiungimento di questi obiettivi comporti delle sanzioni al gestore, e così come comportino delle sanzioni al gestore tutte le inadempienze di trasparenza e il fatto che questa Team, compreso il comune anche, non diano risposta agli accessi agli atti dei consiglieri, cosa che è un obbligo di legge. Poi un'altra cosa vorrei dire, che vi sono alcune associazioni che si dichiarano ambientaliste ma che effettivamente su questo tema non si sono fatte sentire né in autonomia né su nostra sollecitazione per sostenere la petizione, e sono ad esempio WWF Teramo e l'associazione Rifiuti Zero Teramo, che non si sono mosse in autonomia ma neanche hanno rifiutato di sostenere questa petizione. E adesso apriamo la pagina dello sport. Ieri alle 18.30 si è giocato a Novara il recupero della partita non disputata il 26 di ottobre tra Novara e Pescara a causa della fitta nebbia che è scesa sul campo del Silvio Piola. Il Pescara ieri non è riuscito a strappare la vittoria, ha perso per 1-0 contro la squadra dell'ex allenatore biancazzurro Marco Baroni. Andiamo a vedere cosa è successo durante la partita nel servizio di Paolo Renzetti. Un Pescara meno brillante del solito paga a caro prezzo una ingenuità difensiva, uscendo battuto di misura dal Silvio Piola di Novara dopo 90 minuti non certo spettacolari, che hanno messo in mostra un Delfino timido, soprattutto nella prima parte di gara. Una serata da dimenticare, iniziata non bene e finita peggio con l'espulsione di Memusciai. Per Marco Baroni è stata la classica vendetta dell'ex. Dopo la nebbia di 8 giorni fa che aveva costretto al rinvio, questa sera al Piola c'è visibilità quasi piena. In campo piemontesi e biancazzurri si affrontano con formazioni speculari. Nel Delfino non c'è Mandragora, che resta in tribuna, e in un centrocampo muscolare trovano posto Bruno e Selasi assieme a Capitan Memusciai. Nel Novara evacua al centro dell'attacco con Signori a fungere da regista. In tribuna d'onore, spettatore interessato, l'ex presidente del Pescara e oggi patron del Lugano, Angelo Renzetti. L'avvio è molto equilibrato, con le due squadre poco propense ad attaccare. A trarne giovamento sono i due portieri Da Costa e Fiorillo, inoperosi e spettatori infreddoliti del match. Al 24esimo si infortunano in uno scontro di gioco Faraoni e Lapadula, con il difensore locale che rientra in campo dopo 3 minuti con una vistosa fasciatura in testa, così come il suo compagno di squadra Poli. Al 27esimo il Novara, la prima clamorosa occasione con un colpo di testa ravvicinato di Faragò, che chiama al miracolo Fiorillo, che ricaccia letteralmente il pallone dalla porta. Il Pescara è meno brillante del solito, ma al 31esimo ha una fiammata con un'azione avviata da Caprari, che salta avversari come Birilli prima della conclusione di Capitan Memusciai, che mira all'angolino chiamando Da Costa alla prima vera parata in calcio d'angolo. Poi ancora tanto equilibrio fino all'intervallo. Nella ripresa il Pescara cerca di imprimere un ritmo maggiore al match, ma al decimo c'è un brivido lungo qualche secondo, quando sul cross di Faraoni la palla attraversa lo specchio della porta senza che nessuno degli attaccanti di casa riesca ad intervenire. All'11esimo Massimoldo manda in campo Luca Forte, richiamando in panchina Bruno, ma dopo qualche secondo è Felice Evacuo di testa a spezzare l'equilibrio e a mettere di testa alle spalle di Fiorillo dopo un perfetto cross di Viola. Pescara costretto a rincorrere una squadra che lascia pochi spazi. Al 19esimo Fiamozzi crossa a centro area per Cocco, che spizzica di testa al lato. Al 23esimo Forte cade in area, ma a Battista va ad ammonire l'ex varesino, lo scorso anno castigatore di Baroni, per simulazione. Passa qualche secondo e Oddo gioca la carta dell'ex Marco Sansovini, richiamando in panchina uno spento Cocco. Il Pescara preme al 24esimo in Memusciai a chiamare alla parata a terra centrale Da Costa. Le due squadre si allungano e ne trae giovamento lo spettacolo. Al 32esimo è Viola a far correre un brivido ai biancazzurri. Il finale vede ancora emozioni con la prodigiosa parata di Da Costa su Crescenzi e poi l'ennesima conclusione dello scatenato Viola, che chiama ancora alla parata l'estremo abruzzese. A tempo scaduto ci prova di testa Zuparic, che manca di un nulla il pari, ma il veleno, come si suol dire, nella coda, visto che al 95esimo c'è il rosso diretto per Capitan Memusciai. Oltre al danno anche la beffa con l'albanese, che salterà la gara di sabato prossimo all'Adriatico con la Ternana e anche quella successiva a Como.
Ma il fastidio in sé per sé è più grande di come abbiamo preso il gol, perché c'è stato un fallo laterale e lì si deve andare velocemente per non far mettere la palla dentro, invece è stato concesso spazio, questa palla è partita e abbiamo preso gol. Quindi, diciamo che sotto il profilo dell'agonismo il Novara c'è stato superiore, anche se non ha poi creato così tanto come non abbiamo creato noi. Sicuramente avremmo potuto portare a casa un risultato, ma non ci siamo riusciti, non per sicuramente per demerito nostro. Ho cercato di aprire un po' il gioco perché loro c'era un grande intasamento nel centro del campo e ho cercato di allargare un po' il gioco con Forte a destra, Mitrizza a sinistra. Abbiamo fatto un po' meglio nel secondo tempo, però senza mai essere incisivi. Dunque queste le parole del tecnico del Pescara Massimo Oddo al termine della partita, raccolte nelle interviste dopo gara da Enrico Rocchi. Restiamo sempre alla Serie B, ma adesso cambiamo sponda e andiamo in casa della Virtus Lanciano, che è stata penalizzata ieri di un punto dal Tribunale federale. In queste ore la società sta valutando se presentare ricorso in appello. Intanto la squadra continua a preparare la delicata trasferta di Perugia domenica prossima. Il servizio di Andrea Costantini. La Virtus Lanciano resta al penultimo posto, ma ora lo è da sola. Il tutto a causa della penalizzazione di un punto inflitta dal Tribunale Nazionale Federale. La vicenda è quella per la quale a settembre la Procura deferì davanti al Tribunale la società frentana per la mancata attestazione entro i termini dovuti del pagamento dell'IVA per l'anno 2012. Ieri il collegio giudicante ha penalizzato la Virtus, scesa pertanto a 9 punti in classifica, da sola al penultimo posto. 3 mesi di inibizione per Claudio Di Menno di Bucchianico, amministratore unico del club. Erano 6 i mesi richiesti dalla procura. La società del patron Maio valuterà in queste ore, assieme al legale che la difende, l'avvocato Edoardo Chiacchio, se ricorrere in appello davanti alla Corte federale. In quella sede la società dovrà eventualmente portare elementi per dimostrare che il tardato pagamento è riferibile a problematiche tecniche della banca. Una notizia che non ci voleva in un momento di per sé non facile per la squadra, reduce dalla discreta prova di Cesena ma condita dalla 5ª sconfitta in campionato. Tra i tifosi serpeggia preoccupazione, anche se è bene ricordare non solo che la stagione è lunga, ma anche che dopo 2 stagioni nettamente al di sopra delle righe, stare nelle zone basse può far parte di una annata nella quale, come sempre, l'obiettivo è la salvezza. Certo che, anche alla luce di questi sviluppi, la partita di domenica a Perugia, posticipo della 12ª giornata, assume una buona rilevanza. La squadra di Bisoli, dopo un inizio difficile, ha mostrato segni di risveglio, vincendo il derby di Terni e imponendo il pari alla corazzata Cagliari e alla Salernitana Larechi, e sta ritrovando i gol del bomber Ardemagni. La Virtus ha ripreso ieri il lavoro, tutti a disposizione del tecnico d'Aversa, nonostante un leggero fastidio muscolare per il portiere Aridità. Alcuri proseguirà la caccia ad una vittoria esterna che manca dallo scorso 13 dicembre, sempre in Umbria, ma a Terni. Una vittoria rappresenterebbe un bel toccasana. Ora scendiamo in Lega Pro. Tra poco alle ore 15 l'Aquila sarà in campo al Del Conero di Ancona per la gara valida per il secondo turno di Coppa Italia. In caso di parità al 90esimo si disputeranno i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore per conoscere il nome della squadra qualificata. Il turno successivo Ancona-L'Aquila sarà diretta da Matteo Proietti della sezione di Terni. Domenica scorsa si è sbloccato con il rigore che ha consentito al Teramo di uscire imbattuto da Carrara. Giuseppe Lenoci ha segnato il suo primo gol con la maglia biancorossa e noi lo andiamo ad ascoltare. Sì, finalmente, ma soprattutto la cosa importante che è stato un gol che ha portato poi punti in classifica, quindi questo è quello che poi conta. No, io me la sentivo di battere, li ho sempre battuti, e insomma ci hanno parlato un attimo in campo e abbiamo deciso che lo tiravo, ecco. No, io mi sento bene sotto l'aspetto fisico, sicuramente. Poco impiego, queste sono scelte che fa il mister, ed è giusto che uno li accetti e cerca di farsi trovare pronto quando viene chiamato in causa, perché alla fine quello che conta è il bene del Teramo. Io ho sempre fatto la seconda punta, quindi dietro la punta oppure punta esterna, soprattutto a sinistra, ecco. Diciamo che gli anni dove ho fatto più gol, dove è stato capocannoniere del girone e tutto, ho giocato più che altro punta esterna, però negli ultimi anni ho giocato
spesso seconda punta, dietro una punta, non prima punta. Sicuramente è una squadra che ha un grande gruppo, che questa è la base, e ha delle buone qualità, delle buone potenzialità, giocatori validi, sia diciamo non solo gli 11 magari che giocano più spesso, ma anche chi sta giocando meno, sono giocatori importanti, e questo è importante perché alla lunga poi c'è bisogno sempre di tutti. E dove può arrivare non lo so, però sicuramente ci sono le potenzialità per fare un buon campionato. Poi dopo ci vuole anche la fortuna in tante cose. Non ci sono altri aggiornamenti, la prima edizione del TG6 termina qui. Io vi ricordo il prossimo appuntamento con la seconda edizione alle ore 19 e tra poco alle 14:45 invece ci sarà l'edizione del TG6 L'Aquila. Grazie per essere stati con noi, buona giornata.